Benvenuti ai miei ombri in questa nuova guida su Pokémon l'isola solitaria dell'armatura. Oggi non vedremo alcun Pokémon Gigamax, ma bensì daremo un'occhiata a come catturare questo ragazzuolo che vedete qua alla vostra sinistra, ovvero Alakazam. Perché proprio Alakazam, direte voi? In realtà, innanzitutto è un Pokémon che a me piace tanto e so anche che vi piace a voi, dite la verità, dai, vi piace Alakazam, ha il suo fascino. Ma soprattutto perché è possibile ottenerlo con diversi metodi, alcuni più brigosi, altri meno, alcuni più veloci, insomma, poi dopo vi dirò anche quello che secondo me è il migliore, anche se penso che sia abbastanza intuitivo, e poi quello che preferisco è sempre il solito. Penso che abbiate già capito di quale sto parlando. In ogni caso, partiamo con il primo metodo, quello più banale, farselo scambiare da qualcuno che ce l'ha già. Ebbene sì, ragazzi, tra l'altro questo procedimento qui è obbligatorio se non avete ancora acquistato il DLC l'isola solitaria dell'armatura, perché su Spada e Scudo non è possibile incontrare alcun Abra e alcun Kadabra da fare eventualmente poi evolvere in Alakazam, per cui se disponete di Spada e Scudo dovete necessariamente farlo scambiare da qualcuno. Secondo metodo, far evolvere un Kadabra. Ma va? Come si fa a far evolvere Kadabra? Bisogna scambiarlo anche qui. Dovete magari passarlo a un vostro amico e poi farvelo rimandare indietro, perché con lo scambio si evolve. Naturalmente che sia un amico fidato, perché altrimenti si prende il suo Alakazam e se la dà a gambe, mi raccomando. Vi garantisco che è successo diverse volte anche al sottoscritto, almeno in passato, adesso ho imparato la lezione. Allora, poi invece il terzo metodo è quello di catturarne uno direttamente nell'Overworld. Dove si trova? Allora, mi sono segnato un po' di dati per non dimenticarmi niente. Vi faccio vedere la mappa per prima cosa. Si può trovare sia nella baia circolare che nel mar Sperdipelago è meglio, mi sa. In entrambi i posti nell'Overworld, quindi lo vedrete scorazzare in alcuni punti precisi. Vi sconsiglio di cercarlo qua, perché Alakazam apparirà solo con un tempo nebbioso. Vediamo in questo caso che tempo abbiamo. Abbiamo un tempo normale, soleggiato, ok? Quindi non lo potrete incontrare, per esempio, questa volta. Mentre invece nella baia circolare può apparire con tre condizioni meteorologiche differenti. Me le sono segnate, ve le vado subito a leggere. Sereno, ovvero quello che abbiamo adesso, quindi siamo fortunati, possiamo andare a vedere se ce n'è uno. Oppure con la pioggia, oppure con la tempesta di sabbia. Allora ragazzi, se vi ricordate, su Spada e Scudo, nelle Terre Selvagge, si poteva spostare l'orario per cambiare la condizione meteorologica. Anche qui si può fare, ma qui le condizioni meteorologiche sono letteralmente diverse rispetto alle Terre Selvagge, perché siamo in un'isola, diciamo, tropicale. Per esempio la tempesta di neve qua non ci sarà mai. Ecco, allora, il tempo soleggiato e la pioggia possiamo forzare il sistema per fare venire queste condizioni meteorologiche. Infatti, se volete il sereno, come ho io in questo momento, vi basterà impostare la data della vostra Switch al 15 marzo, al 15 settembre o al 15 novembre. Scegliete voi. Oppure per la pioggia invece andate al 15 aprile o al 15 giugno. Naturalmente ragazzi, queste date vi servono solamente se al momento non avete una condizione meteorologica favorevole. Io in questo caso ho già un tempo sereno, quindi non ho bisogno di spostare il mio orologio. Allora, sono già qua pronto nella baia circolare e andiamo immediatamente a vedere se riusciamo a trovare un Alakazam, così vi faccio vedere anche dove appare. Non so se effettivamente possa apparire in qualsiasi luogo, però io l'ho trovato almeno l'altro giorno in un punto specifico e vediamo se è sempre lì. Il tempo è quello giusto. Vediamo un po'.
Attenzione ai Pokémon selvatici. Eccolo! Ed ecco il nostro Alakazam. Quindi possiamo affrontarlo e catturarlo. Preso alla prima Velox Ball. Grande. Ok. Perfetto. Ecco il nostro Alakazam. Track. Registrato nel Pokédex. E siamo a posto. Ok. Verrà inviato al box dei PC. Come sempre, lo sapete già, cosa avrà di brutto questo Alakazam? Le IV schifose. Adesso ci diamo un'occhiata, magari invece questa volta ha delle IV perfette. È meglio del solito, comunque non è assolutamente un granché. Intanto fatemelo spostare nel reparto psiche. Oddio, no, ho finito gli slot, devo crearne uno nuovo. Vabbè, adesso lo appoggio qua. Allora, poi infine, l'ultimo metodo. Sapete già qual è, secondo me. Ovvero, cercarlo nei raid Dynamax. Sempre per il discorso delle IV, vi faccio vedere dove si trova. Voliamo al dojo. Poi ci richiamo sulla... Che miseria. Sulla destra. Eccoci. La 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 la. E andiamo nell'acquitrino fresco. Siamo pronti. Dovrei aver già preparato il raid. Speriamo che non sia scomparso. Dovrebbe essere questo qua. Vediamo subito. Sì, il raid è certamente questo. Avete visto più o meno la strada. Vi faccio vedere anche una panoramica. La 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 la. Vicino a questo tronco e con sullo sfondo quell'alberello lì, insomma, un po' di riferimenti ce li avete. Guardate un po' chi c'è qua. Alakazam 5 stelle. Allora, anche qui mi sono segnato, o meglio, andrò a leggervi un attimo le statistiche, così vi rendete conto. Si può trovare anche in un altro raid, se non vado errato. Comunque, voi tenete sempre in considerazione la tana che vi faccio vedere io, così non sbagliate. Lo potrete trovare sia nel raggio viola che nel raggio rosso. Nel mio caso è il raggio rosso. Cosa cambia tra le due? Sostanzialmente niente, perché Alakazam può uscire in entrambi i casi con 5 stelle. Però nel raggio viola ha una percentuale del 20% di uscire a 5 stelle, mentre in quello rosso del 15%, quindi leggermente più bassa. Deciderete voi se ne varrà la pena tentare con il trick di ottenere un raggio viola e poi di cercare Alakazam, oppure provare direttamente nel raggio rosso e cambiare il Pokémon. Io per questa cattura ho deciso di fare direttamente dal raggio rosso, perché non avevo voglia di cercare quello viola, e dopo pochi tentativi eccovi qua un Alakazam 5 stelle. Allora, chi li possiamo mandare contro? Beh, io opterei per Tyranitar. Lo sgranocchiamo un po', che ne dite? Sfida in solitaria e via. Vediamo anche se riusciamo a prenderlo con la Hidden Ability. Chissà. Tra l'altro è anche un altro dei vantaggi di cercarlo direttamente nel raid, perché più alto è il numero di stelle, più percentuale e più la percentuale aumenta di trovarlo con l'abilità nascosta, almeno da quel che ricordo. Vediamo subito. Tyranitar, sei in forma? L'ho detto ormai un sacco di volte, ma io voglio... Dannazione, ragazzi. La Gigamax di Tyranitar. Ce la potevano mettere, dai, dite la verità. Ma è Tyranitar è troppo bello. C'era la mega evoluzione che non mi dispiaceva affatto. E vabbè. Boom. È bello anche così, Dynamax. Calmo, eh. Oh. Super efficace. Brutto colpo. Oh yes. E adesso andiamo con la cattura. E come sempre è garantita al 100%. Quale? Un sempre di Scurable. Ok. Caramelle. Rocce. Armatura. Credo che le diano tutti i Pokémon nelle terre selvagge dell'isola dell'armatura, o forse solo quelli con un tot di stelle. Questa cosa qui
Non mi ricordo bene. Non mi ricordo bene, non mi sono informato più che altro. Allora, è inviato al PC. Adesso andiamo a verificare le sue IV box del PC. Ed ecco qua, questo è quello di prima e questo è quello di adesso. Potenziale ottimo. Va bene ragazzi, sempre meglio di questo, no? Ok, bene. Io direi che per questa guida... Aspetta. Che, oddio, qual è l'abilità? L'abilità nascosta di Alakazam. Fatemi vedere un po', perché non me la ricordo. La dovrei aver scritta da qualche parte. Hidden Ability, ce l'ho scritto in inglese, Magic Guard. Vediamo un po', perché ne ha tre. Ha tre abilità possibili. Sincronismo dovrebbe essere Inner Focus e Magic Guard. Guard, vediamo. Forza interiore, che dovrebbe essere Inner Focus. La capacità di concentrazione del Pokémon evita che tentenni per gli attacchi del nemico, va bene? Si può cambiare direttamente da qui? Sì, andiamo in giù. E l'altro, Sincronismo, niente Hidden Ability, va bene. Se un nemico avvelena, paralizza o scotta un Pokémon con questa abilità, viene colpito dallo stesso problema di stato. Non lo so quale sia meglio, sinceramente, quale sia meglio tra le due. Forse sincronismo? Va bene. Ok ragazzi, direi che adesso è tutto, ci possiamo fermare qua. Spero che come al solito il video vi sia piaciuto e mi raccomando, come sempre, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutti gli incontri tra quei miei social li trovate qua sotto nella descrizione. E noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video.